Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, venerdì, weekend di agosto. Andiamo a fare una cosa non troppo difficile, ragazzi, ma è utile soprattutto in questo momento, in questo contesto, perché tanti di voi si stanno ponendo una domanda in questo momento. Lo so perché oltre ai commenti dei video YouTube, tutti gli utenti dell'Academy mi fanno un po' questa domanda, e quindi io capto queste cose, diciamo, dalla rete, e poi vi rispondo anche con un video YouTube, una cosa più grande dedicata a tutti. Questo rialzo dei mercati Bitcoin, avevamo indicato la possibilità di questa scadenza ciclica di agosto che poteva iniziare, diciamo, ecco, a dare il là ad una fase rialzista, ve l'ho detto nel video di martedì. Però la domanda a questo punto è: durerà o non durerà? Quanto dura? E soprattutto, ha la forza Bitcoin di poter ritornare in trend rialzista tra poco? E questa è la vera domanda, perché questo trend in questo momento è un trend rialzista, sì, ma sembrerebbe spento, anche se attenzione, ragazzi, perché i trend rialzisti, i trend che hanno poi una forza, non iniziano spesso in maniera estremamente esplosiva, tranne in alcune situazioni, diciamo quando ci sono stati per esempio dei ribassi molto forti, allora a quel punto magari la reazione può essere esplosiva. Ma i trend migliori, quelli che sono più stabili, quelli che assumono più valenza nel lungo periodo, iniziano quasi sempre in sordina. Questo è importante ricordarvelo. Oggi facciamo due cose veloci, perché sarà un video un po' più veloce e più leggero, il video del weekend. Andiamo a vedere Bitcoin come aggiornamento sul grafico, lo avevamo già visto martedì. Vediamo che anche i livelli che ha toccato, vi avevo indicato una serie di livelli anche di possibili ingressi. Vediamo come si sta comportando e cosa dobbiamo tenere d'occhio per capire se questo rialzo, diciamo, potrebbe essere un fake. Sì, potrebbe ancora esserlo, c'ha una finestrella, ragazzi, entro il 15-17 di agosto, che un po' mi preoccupa, ma vedremo quello che farà il prezzo. E poi guardiamo Ethereum e Binance Coin. Perché Ethereum, ragazzi, non l'abbiamo visto martedì intanto, ma soprattutto perché Ethereum, come regina delle altcoin, indica anche la strada delle altcoin, e soprattutto perché il grafico non è lo stesso di Bitcoin, è molto spento, quindi va guardato, va analizzato per capire un po' perché è così spento, ok? Facciamo questo video oggi, andiamo immediatamente sui grafici. Allora io mi minimizzo. Allora qui abbiamo il grafico di Bitcoin contro dollaro, il solito nostro grafico, quello che abbiamo visto martedì. La fase ciclica era questa qui, la fase di debolezza era in questa area, vedete, ha avuto questa fase di debolezza, dopodiché il mercato dovrebbe iniziare questo suo nuovo trend rialzista. Ora, ragazzi, non ci ha fatto un nuovo minimo sul 28 luglio, ma è un doppio minimo e va bene. Però vedremo poi, ad esempio, su altcoin come Ethereum e su Binance, che questo doppio minimo non è proprio così preciso, quindi anche qui il mercato continua a nascondersi, continua a non svelare le sue carte in maniera proprio esplicita, e questo va capito. Andiamo però a vedere una cosa: vi avevo indicato un primo livello importante da tenere d'occhio nel video di martedì, che era questo, ragazzi, vedete la close sopra il livello di 10,2 ed è avvenuta nella giornata di ieri, quindi questo primo livello tecnicamente ci indica un primo livello di ingresso long, corretto, sì, da un punto di vista di trading, molto rischioso il primo, insomma, ovviamente quello più rischioso di tutti, come sapete in alcune logiche di ingresso, io l'ho spiegato diverse volte, ragazzi, anche nei miei corsi di formazione, in Academy ne parlo in continuazione, sui mercati si opera in maniera professionale con un metodo preciso, al di là di quello che poi magari potete leggere in giro. Io faccio questo, adesso è la mia metodologia, non mi abbandona da anni, e insomma i risultati sono discreti, abbastanza importanti e assolutamente stabili per me, quindi continuo a lavorare così, quindi il money management è una chiave importante anche di queste fasi, quindi bisogna diciamo inserire delle posizioni, non tutte insieme, non fare leve finanziarie stratosferiche, insomma, e tante altre cose, sapete, sempre ne parlo nel canale, insomma, il più possibile per fare formazione. Allora, sopra
10 e 2, qui c'è stato questo, diciamo, ingresso long. A dire la verità, ragazzi, i miei trading system in questo momento ne sto seguendo soprattutto uno per questa fase di Bitcoin, al di là delle posizioni holding, quindi quelle di trading, che si chiama Midterm ed è pubblicato sempre in Academy, e quel trading system è entrato molto prima, è entrato più o meno qui, se non sbaglio, su questa candela qui, intorno ai 9.008-9.009. Qual è stato il punto di ingresso? Preferisco utilizzare i trading system, ragazzi, anche per queste cose, però poi se dovessi farlo manualmente avrei indicato qui, come vi ho spiegato. Diciamo, questa è stata solo una conferma di quel movimento. Qual è l'altro livello di conferma come da obiettivo di questo video? Questo, ragazzi, qui 11.100. Fin tanto che il mercato resta in questo punto qui, in questa fase, siamo nella terra di nessuno. Ok, ragazzi, allora qui ancora la zona pericolo, close ciclica di agosto ancora non avvenuta, punto interrogativo ovviamente, la domanda è questa, rimane valida, ok? Più passa tempo, chiaramente, ragazzi, più la probabilità di vedere una cross ciclica ancora in essere diminuiscono, però al momento non possiamo escludere la possibilità che il mercato possa andare nuovamente a fare questo, giusto per capirci, ok? Perché ancora un po' di tempo c'è, soprattutto non siamo andati sopra gli 11.100. Allora, il mercato è spento in questo momento, il rialzo è leggero, è pacato, è gentile, chiamiamolo così, ok? Anzi no, questo ve lo lascio, ragazzi, così lo rivedremo poi nei video successivi. Però fin tanto che non saliamo qui, rimane il rischio di ancora vedere un nuovo minimo al di sotto di questa fase qui. Sopra 11.100 il rischio si affievolisce notevolmente, ragazzi, poi potrebbe sempre scendere, ma a quel punto sarebbe una cosa diversa rispetto a quello che stiamo analizzando ora. Quello che stiamo analizzando ora da più di un mese, cioè questa fase ribassista, potrebbe aver trovato il suo livello di supporto qui sui 9.200, famosissimo supporto che ha retto assolutamente anche per gli holder, e deve però indicarci adesso il prezzo, al di là della fase ciclica, un rialzo di sopra anche degli 11.100, e deve farlo perché altrimenti la possibilità di fare un nuovo minimo resta intatta. C'è anche questo livello, ragazzi, che vedete, che è una media mobile a 50 periodi, che in questo momento, nel giorno di oggi, sta sui 10.580. Deve andarci su. Allora, inutile che vi spiego come funzionano le medie mobili, non mi interessano queste cose in un video del genere, ma deve salire sopra la media a 50 periodi. Va bene anche se ci gira intorno, come vedete qui, va benissimo, in questo momento siamo sulla media, quindi va bene, però è fondamentale che il mercato rompa questo livello che in questo momento vedete fa da tappo e si avvicini a livello di resistenza importante, che è 11.100, sopra il quale avremmo più respiro e il mercato indicherà una strada di ripresa del trend long. Poi dove andremo, se sarà forte o non sarà forte, romperà i massimi, ho delle mie idee, ne ho parlato nella masterclass anche lunedì di XTB, ragazzi, bellissima esperienza tra le altre cose, e però ovviamente quello lo vedremo man mano, ok? Quindi Bitcoin è qui, primo livello raggiunto, ma senza questo restiamo in aria, terra di nessuno, un po' pericolosa. Andiamo a vedere Ethereum, che anche questa coin, ragazzi, la potremmo utilizzare proprio per avere risposta su quello che ci siamo detti, ad esempio, su Bitcoin poco fa. Allora, per esempio, su Ethereum, se non rompiamo questo livello, ragazzi, che di nuovo è i famosi 225 con estensione, però, perché Ethereum è molto più movimentata questa zona qui, quindi l'estensione è in realtà tra 225 e 235, quindi questa è proprio un'area, ragazzi. È un'area, è inutile che ve la faccio un livello intero, non è un livello intero, è un'area di resistenza, dobbiamo andarci su, cioè Ethereum deve rompere questo, ragazzi, deve andare qui, deve andare a posizionarsi in questa zona che è circa 2.40-2.44. Se non ci arriva,
siamo punto e a capo. Anche su Ethereum è un nulla di fatto in sostanza, cioè siamo in un rimbalzo ma senza forza. Poi Ethereum avrà una serie di livelli molto forti di resistenza che Bitcoin non ha, perché è più forte delle altcoin in questa fase, a 261, che è la media mobile a 50, quella che abbiamo visto su Bitcoin a essere a 580, a 10580 oggi. E poi dopo a questo livello che è incredibilmente forte, 280 di nuovo, ve lo ricordate, aveva retto tantissimo. Quindi mi sta bene se il mercato sale qui, è già una prima fase, ma se comunque non va su i 280, ragazzi, non possiamo parlare di ripresa del trend rialzista sulle altcoin. E anche per questo secondo me che le vediamo abbastanza spente, anche per questo che secondo me il mercato delle altcoin in generale in questa fase ha risentito un po' di più. Forse farò anche un video a riguardo per vedere quelle che hanno performato meglio di Bitcoin e tenerle magari d'occhio, non sarebbe assolutamente male. Quindi i livelli di Ethereum sono questa zona 225-235, ma poi il livello grosso resta 280, quindi molto molto lontano attualmente, ok? Andiamo a vedere Binance, che è simile a Ethereum e non mi sta piacendo in questa fase ciclica, che è questa qui che vedete. Anzi, ve la zoomo, vediamo di ingrandirla poco poco e la possiamo vedere facilmente. Allora, questa fase, che è una fase di tensione dei prezzi, è una struttura importante di equilibrio dei prezzi. Quando eravamo qui vi avevo detto più volte che questo tipo di andamento per Binance Coin sarebbe stato eccessivo nel lungo periodo, non avrebbe retto, anche per una questione legata a quello che effettivamente vuole l'exchange. Ragazzi, non vuole una coin che va a fare la bolla, perché Binance non è diciamo un exchange che cerca questo, almeno sembra così, mentre vuole stabilità, insomma un andamento differente. Comunque, in ogni caso, questo minimo è stato fatto nella giornata del 17 luglio. Vedete che il doppio minimo del 30 luglio, quello che abbiamo visto su Ethereum e su Bitcoin, è molto più alto qui. Mi viene un po' difficile considerarlo un doppio minimo, devo essere sincero. Quindi Binance mischia le carte un po' di più. Quali sono i livelli da tenere d'occhio? Questo livello di minimo, che è 24, il precedente massimo che era stato di un mese fa, ma se non supera questo livello di massimo, cioè abbiamo i 32,6, se non supera questo, che adesso vi rimetto qui con una retta, ok, se non va qua sopra, siamo sempre nella terra di nessuno. Solo qui potremmo parlare di una ripresa del trend diciamo rialzista anche per Binance, insomma per un po' di tempo, ed è assolutamente importante. Vedete come ancora le altcoin e Binance Coin risultino un po' spente rispetto a Bitcoin. Bene, per oggi è tutto, ragazzi. Io vi lascio al vostro weekend, andatevi a divertire, e chi è di voi a mare, fatevi un bagno. Io sono in ferie in questa fase, suonerò in giro nei vari locali eccetera, però tengo sempre d'occhio il mercato. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ma per qualsiasi domanda ci sono i commenti dei video YouTube, mettete tutto lì, ok? Ciao a tutti, buon weekend.